insomma. Che vuole che mi facciano? C'è stato un po' di demolizione, d'accordo, ma non è stato rubato niente. E invece hanno rubato, mio caro. E neanche poco. Che? Hanno rubato. E quando? Raccontami quello che sai e ti dirò quello che so io. Gliel'ho detto. Io non so niente. Va bene. E allora pensaci un po' su. Quando uno è costretto a stare rinchiuso per 2 o 3 ore, finisce per ricordare tante cose di cui prima non sapeva niente. Rinchiudetelo. Faccia venire qui il guardiano. Si accomodi. Avanti, avanti, venga avanti. Si sieda. Dunque, lei ha dichiarato formalmente, mi ascolti bene, nel caso che poi dovesse giurare. Dunque, ha dichiarato che uno dei malviventi ha detto a un altro che doveva sorvegliarla, lo abbiamo preso, ho scovato quella canaglia e nascosto in soffitta. Lo conferma? Certo. Oi, oi. Certo, signor commissario, e questo lo posso giurare. Ah, quando vuole. Bene. Adesso può andare a casa a riposarsi, però si tenga a disposizione della polizia. Sì, signor commissario. Arrivederla, signor commissario. Arrivederci. Per favore, il commissario Lohmann è in ufficio? Sta parlando? No, no, non è necessario. Grazie. Vengo io personalmente. No. No, non posso venire a casa. Sì. Mangerò un boccone in ufficio. Avanti. Yes. Komm nur rein. Also hört mal, der Block ist noch umstellt. Wenn er überhaupt noch mal nach Hause kommt, muss er uns ja in die Finger laufen. Also, weiter warten. Wenn es was Neues gibt, ich bleibe hier im Präsidium. Che cosa c'è? Ti devo chiedere un grande favore. Sentiamo di che si tratta. Volevo pregarti. Leggitelo prima. È il rapporto di oggi? Sì. Irruzione in un palazzo di uffici. Benno Strasse. Ma non è un quartiere signorile. È la prima volta che succede una cosa simile. Va avanti, questo è niente. Che cosa volevano? Svaligiare tutto il palazzo? E che cosa diavolo cercavano in mezzo al carbone? Che roba. Dico io se non è da manicomio. Sono entrati dappertutto. E hanno spaccato tutto. Ah, ce l'avevano con la cassa del risparmio. Ma come sarebbe? Le cassaforti sono intatte. Adesso non ci capisco più. Non hanno portato via niente. Non lo trovi strano? Doveva trattarsi di una banda di idioti, non c'è dubbio.
È incredibile questa storia. Allora, che ne pensi? Non hanno rubato, ma hanno portato via un uomo. Chissà dove. È assurdo. E quel ladro non apre bocca, la s'allunga. Lo conosco bene. Quello preferirebbe saltare dal quinto piano pur di non essere implicato in un assassinio. Se tu potessi farlo chiamare e interrogarlo tu, Loman, se tu volessi aiutarmi. Non continuare. Ho capito che vuoi. Bene, facciamo venire qui questo signor Franz. In piedi. Nanu, vier Mann hoch. Was soll denn das heißen? Vorwärts. Na ja. Direzione della squadra omicidi, primo commissario Karl Lohmann. Ma che ho a che fare con lei? Che diavolo c'entro io con la squadra omicidi? Vedi, ragazzo. Hanno affidato a me questa faccenda. Ma perché mai? Cosa c'è? Avete un po' esagerato, ragazzo mio. Cioè? Uno dei guardiani. Complicità in omicidio. Non è una storia divertente. Signor commissario, adesso basta. Non voglio avere a che fare con questa faccenda. Le dico tutto, tutto quello che so. Va bene, ma purtroppo è un po' tardi. Signor commissario, ma non può essere troppo tardi. Non deve essere troppo tardi. Io le dirò tutto, tutto. Anche quello che erano andati a cercare in quel maledetto palazzo. Cosa? L'assassino delle bambine. Che? Chi hai detto? Chi? L'assassino delle bambine, signor commissario. Aspetta un momento. Proprio a me doveva capitare. Proprio a me doveva capitare. Siediti lì, Franz. Adesso facciamo un bel discorsetto, capito? Sì, signor commissario. E guai a te se mi dici una bugia. Allora, cosa avete a che fare con l'assassino? E dov'è che lo avete portato? Ecco, signor commissario, lei conosce bene la vecchia distilleria di Nerz e Levi. Quella che ha fallito? Sì, e da allora è vuota e nessuno se n'è mai occupato.